Buonasera a tutti ragazzi, perché sono qui? Perché è arrivato un pacco e volevo aprirlo con voi. Eccolo qua. Questo è il pacco. Andiamo ad aprirlo insieme e vediamo che cosa c'è. Ovviamente è un ordine che ho fatto e ragazzi, cioè non è che queste cose me le regalano. È un ordine, ho regolarmente pagato e quindi giustamente mi viene spedita la merce che ho consapevolmente ordinato. Lo dico giusto perché dice tu apri un pacco ogni 2 giorni qualcuno ti regala qualcosa. No, ti compro. Allora, fatta questa piccola precisazione, vediamo che cosa c'è in questo pacco. Eccoci qua. Allora, è un pacco di Sbasba. Sbasba è il negozio virtuale di Bruno Iepariello. Allora, questo è il nuovo set di Toscana Factory Lab, che è sempre un marchio di Bruno Iepariello e si chiama questo set Partenope. Qual è la novità? La novità è innanzitutto la formula. Io avevo già utilizzato 2 saponi della vecchia formula, Asterios e Pegaso, entrambi molto belli anche se differenti come profumazione. Asterios un cuoiato molto maschio, cuoio, pelle, una bella profumazione decisa. E l'altro invece Pegaso, una profumazione marina. E già la vecchia formula era, a mio avviso, molto molto buona. Questa è una formula che Bruno praticamente ha elaborato con delle prove sul campo. Praticamente ha inviato dei campioni di sapone diciamo, come dire, ad esperti appassionati, ma anche ai membri del suo gruppo, e quindi ne ha raccolto le osservazioni, ha fatto diverse versioni e poi è nata la versione definitiva, che è questa qua, ed è riconoscibile praticamente dalla sigla IB2, Imola Bologna 2. Ok, qual è la particolarità di questa formula? È che sono stati inseriti all'interno altri elementi come il latte d'asina, il burro di karité, e poi la saponificazione avviene mediante 2 impasti, uno nel quale c'è proprio la base del sapone e l'altro dove ci sono tutti gli altri elementi che servono a rendere il prodotto non solo un sapone ma un cosmetico. Questa è una nuova profumazione e ovviamente io da buon napoletano non potevo non averla. Partenope è ispirata proprio alla sirena Partenope che ha dato origine alla città di Napoli. Vediamo un attimino, andiamo, allora questo lo poggio a terra perché non vorrei che cadesse. Vediamo un po'. Allora, eccolo qua. Dunque, sa di agrumi, un'apertura di agrumi, ovviamente, però sento anche una componente, diciamo, di muschio, una componente terrosa, una componente legnosa. E in primo impatto sento gli agrumi. E comunque Partenope è proprio un omaggio a Napoli, quindi alla penisola sorrentina, agli agrumi. Poi c'è nel cuore il fico anche. E nelle note di fondo ci sta il legno, ci sono note legnose, note terrose, note di muschio. Quindi, ok, questa è Partenope. Bello.
l'aftertaste molto molto bello, è fresco, ok? Molto fresco. Ok, e questo è il set. Poi vediamo che cosa c'è. C'è questo cilindro bello pesante, ok, con il logo Sbarba, ok, pesantissimo ragazzi, questo può essere anche un oggetto contundente. Allora, che cos'è? È uno stand per un rasoio, ovviamente. E quale rasoio andiamo a vedere? Allora, ragazzi, ovviamente ben confezionato, Duno è sempre molto attento alle confezioni, ho comprato anche in passato da lui, vedete, mette il polistirolo, è proprio antiusto. Allora, il rasoio è questo qua. Mi perdonerete sicuramente la pronuncia, Mjolnir, sarebbe praticamente il martello di Thor. Allora, ragazzi, io non ho seguito la saga del Signore degli Anelli perché andai al cinema a vedere forse solo il primo episodio e lo trovai noioso. Non ho letto i libri, non me ne vogliate, quindi comunque questo dovrebbe essere il martello di Thor ed invero vedete rappresentato il martello di Thor. Ok, e quindi andiamo a vedere questo rasoio che Bruno aveva offerto in prevendita. Io non avevo aderito alla prevendita e aveva offerto la versione satinata praticamente. Invece questa non è la versione satinata, ma è la versione machined, dove praticamente si vedono i segni della lavorazione della macchina sull'acciaio CNC. Allora, ben pesante, vedete questo poi praticamente sullo stand va così, perché c'è un foro nel manico, quindi si poggia sullo stand e quindi viene così praticamente. Allora, ovviamente è acciaio, e ve lo faccio vedere un pochettino, ben pesante, il manico secondo me è molto maneggevole perché intanto ha un bel grip, potete vedere che c'ha questa lavorazione che è ben rugosa, quindi non fa scivolare il rasoio, però poi c'è anche questa sorta di clessidra qui che dà proprio l'impugnatura, quindi vedo proprio l'impugnatura molto molto intuitiva, molto molto facile. Allora lo andiamo ad aprire, non so se ci sono rotelle, no, io ho sempre il terrore delle rotelle, tra l'altro non ho capito a cosa servono, però. Ok, vediamo i tre pezzi, quindi il cap, la piastra e il manico. Eccolo qua. Tre pezzi. Allora, bello e bello. Avevo letto qualche commento, ma è troppo massiccio, ma è troppo pesante, ma ovviamente qui vedete, sbalba, Mjolnir, va bene, non so se si dice così. Però avevo letto un po' di opinioni, ma è pesante, ma è grosso, ma è massiccio, però personalmente non mi dispiacciono né i rasoi massicci né quelli piccolini, tipo, non lo so, il Fatip. Guardo lì perché là c'ho i rasoi, non lo so, eccolo qua. Il Fatip, piccino, no? Ecco, questo dà l'idea delle proporzioni e anche il peso. Insomma, a me non dispiace né il rasoio piccino né quello un po' più importante. Mi sembra che sia ben bilanciato, poi saprò dirlo meglio quando l'avrò provato. E niente, cioè, effettivamente non è acciaio lucido, ma si vedono proprio i segni della lavorazione. C'è scritto questo sul sito.
i segni della lavorazione della macchina CNC, quindi una sorta, come posso dire, di zigrinatura ci sta. È bello per essere bello. Allora, io questo penso che lo proverò domenica perché, essendo un rasoio nuovo, non voglio rischiare domani mattina che devo andare al lavoro. Magari realizzerò anche il video, però non voglio rischiare di fare qualche pasticcio. Quindi questo magari me lo provo con calma domenica. Però domani mattina ci possiamo provare tranquillamente il set di Partenope, quindi domani proviamo il set, poi dopo scelgo il rasoio e tutto il resto da metterci vicino e domenica ci proviamo il rasoio Sbarba Mjolnir. Mjolnir, vabbè ragazzi, non lo so, vi ho detto io proprio del Signore degli Anelli, poco ne so e poco ne voglio sapere. Ok, eccolo qua. Contento di questo acquisto, mi piace, lo volevo avere e mi ero pentito di non aver aderito alla prevendita e poi ogni tanto guardavo se tornava disponibile. La versione satinata non è disponibile, è uscita questa credo da pochi giorni, quindi me lo sono preso. Credo che in prevendita costasse anche qualcosa in meno, però vabbè, ragazzi, non ne ho approfittato e pazienza. Allora, niente. Volevo anche dirvi, se vedete il viso lucido, non è che sono unto di sebo, è un grasso, ma è il burro di karité 100% del saponificio Varesino. Io ho l'abitudine la sera, diciamo, no? Se non devo uscire, quindi diciamo intorno alle 19:30, applico il burro di karité sulla zona viso, ovviamente quella soggetta alla rasatura, collo incluso. È un prodotto questo molto grasso, quindi a lento assorbimento. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono quelli di ammorbidire e preparare. Questa è una sorta di prebarba, ok? Potreste anche fare a meno di mettere il prebarba se mettete questo la sera. Quindi io 19:30 lo metto. Quando poi dipende la quantità, più ne mettete, più sarà lento l'assorbimento. Quindi dovete un po' calibrare sulle vostre esigenze, necessità, anche sulla secchezza della pelle. Se la pelle è più secca ne mettete di più, se invece è già abbastanza idratata ne mettete di meno, ovviamente su pelle pulita. Poi che cosa succede? Io prima di andare a letto, se noto che c'è un eccesso e quindi sulla federa può darmi fastidio, prendo una velina di quelle o un fazzoletto di carta, un tovagliolo di carta, tampono e tolgo l'eccesso e il problema è risolto. Quindi questa preparazione abbinata al riposo notturno fa sì che la pelle il giorno dopo sia maggiormente predisposta, elastica alla rasatura. E quindi una pelle elastica è una pelle anche che non andrà a tagliarsi, a irritarsi e quindi potrete avere un'esperienza di rasatura confortevole. Colgo l'occasione anche per fare un'altra precisazione. Aspettate un attimo. Oggi stamattina ho utilizzato il set fresco di Sicilia con l'estratto di profumo, che è una cosa fenomenale. Alessandro Pistoia giustamente mi ha scritto in un commento facendo una precisazione, due precisazioni giuste, e io voglio rimediare rimarcando quello che lui ha detto. Allora, la boccetta è tampografata per via della forma curva, mi ha dato questi dettagli, quindi qui questo logo non è, come io avevo detto, una serigrafia, ma è tampografata e il tappo è vero legno di acero, perché io avevo detto erroneamente un similegno, perché non pensavo, comunque a mio avviso sembrava legno, è vero legno d'acero.
il tappo. Quindi vi dico questa cosa, rettifica di quanto erroneamente avevo detto nel video dell'unboxing di Pantarei. Giustamente Alessandro mi ha scritto e ti ringrazio per aver fatto questa precisazione, Alessandro, e io vado giustamente a correggere l'informazione non esatta che avevo dato, perché la ignoravo per mia ignoranza. Ecco. Allora, ragazzi, io vi auguro una serena e dolce notte. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo unboxing di sbarba.it. Quindi ci vediamo domani mattina, ragazzi, e facciamo la prova del sapone Partenope Toscana Factory Lab Formula IB2. Ok? Ragazzi, grazie a tutti e buonanotte. Ciao.